Amici, vado! Oggi bei pampini, ho portato un po' di persone a fare un po' di fuoristrada, no? Andiamo a fare scouting, vedere com'è, se no facciamo giro panoramico. Da due moto, da due, sono diventate otto. Aspettiamo anche un 900 GS e poi siamo a posto, transalpone, gomme extra sleek, in bocca al lupo. Ecco qua, e abbiamo anche il nuovo F900 GS. Antonio, quanto è bella! A dopo! Gomme, chi vuole sgonfiare le gomme? Guardate che belle che sono! Sgonfiate, insomma, mi aveva chiesto lui di sgonfiarle. Sgonfiate le gomme, se ho detto sgonfiarle. Siamo in paradiso, ragazzi! In paradiso! Ma che spettacolo! Fango, ho visto andare nella pozza. Paola, che funziona? Si è piegato il freno, cazzo? Come ho fatto bene? Cosa peccato? Ma non si piega. Come non si è piegato? Lo recuperiamo. No. Vai, vai! Cazzo, che brutto sto pezzo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Piano, piano! Ma che spettacolo! C'è il monte, tu metti la piede sul monte, comunque non ti appoggi con la moto, piano piano ti sloghi l'anca, magari le piante lasciale dove sono. Grande, grande, vai di là, vai, vai, grande, rispetto. Piano, che cattiveria. Ho sbagliato anch'io, mi ha rimbalzato. Sta fermo. E quando sono arrivato è partito. Però lui è andato su. Cazzo, con l'automatico, tu pensi. Ah,
Meno male. Non penso. Devo sgonfiare ancora un po'. Te lo sgonfio io. Tutto a destra. Ma è uguale dove la prendi. Tutti i sassi. Ah, ok. Quelli sono quelli che è America. Non lo vedo. Sì, è troppo dura, certo che non va su. Dura. Hai visto? Ho sgonfiato la gomma, giù il precarico è andato su come un camoscio. L'aveva messo quasi a 3, sì. Come c'era a 3? E poi no, vabbè. Poi ha usato piano. Io faccio. Ha usato piano la frizione. L'ha presa male, aia. Sì, ma l'ha presa male qua. Viva lo Zampetti. Di qua. Ok, vai, 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 vai. Non mollare, vai. Hai mollato. Vai, tieni, 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 tienila. Vai, 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 tienila, vai, vai. Sai, tira fuori la gamba. Prendete fiato. Tanto ormai è in terra. Tutto ormai è terra. Tutto ormai è terra. No, ma volevo stufare. No, ma è perché? Non è il mono col carburatore, questa non perde benzina. È vero, il mono comincia a pisciare. Uno, due, tre. Uno, vai, accelera. No, ma non la spingete, era piano. Perro! Ciao, perro! Pedro, 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 Pe, Pedro, 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 Pe. Ciao, perro! Siccome la vedo io, stai nel canale a destra? Ah, non a sinistra? Non vedi che c'è un salto là, mica vuoi fare il salto. Non hai velocità. Ah, ok, io sarei andato a sinistra, vedi? La vado a vedere. O se no, stai a sinistra, poi giri a destra. A destra, perché non hai velocità. No, nel canale dicevo. Non hai velocità, se prendi il salto ti pianti lì. Ah, quel gradino lì. Sì, il gradino, se non hai velocità ti pianti. Tira a destra e a sinistra, basta che tira. Oh, la gamba. Ah, quanto, quanto io. Sei? Basta, basta. Aspetta. Qua giri, vai, no! Vai, due, due, tre, frena! No, non ti amico, no. Se leggera. Ok, grande, così sul sasso. Vai, 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 ti tiriamo. Vai, 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 che ci sei. Vedi che il sasso qua tiene perché è tutto frastagliato, a grappa. Bravo! Grande! Guarda lui, guarda lui! Lascia Matte! Forse la merda tutti, Vai, accelera! Vai, 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 non vi rendete conto della pendenza e dal sasso smosso. Qua ci sono sassi sassi. Facce distrutte, le facce distrutte. Questo è l'extreme. Asfalto! E qua,
l'ho neanche visto. Grazie ai casoncelli non ho fatto neanche in tempo a filmare. Se vuoi sono qua dentro. Va bene. Tagliata. Dove vi ho portato a mangiare? Come ci hai portato? Siamo al rifugio, amici miei. È uno spettacolo questo posto. Ma c'è pratica bassa. Buon appetito, cosa buon appetito, formaggio fuso. E la traccia continua, altri 27 km facili. Oh, abbiamo mangiato molto bene questo bel rifugio, amici miei. Adesso andiamo di nuovo a finire la traccia, facciamo 27 km in cui sarà la metà fuori strada. Metà dei nostri ci abbandonano perché hanno impegni giustamente familiari. No, ma qua almeno la foto ci sta, dai, cioè. No, dai. Facciamo gli ultimi pezzi di fuoristrada e poi andiamo a casa perché siamo abbastanza cotti. Beh, io adesso la pancia piena sto anche bene, però è abbastanza difficile la traccia, eh? Non è così facile come sembra dalla telecamera. Che belle casettine, oh, ma che spettacolo qua sotto. Nel cuore del Bresciano, perché qua siamo ancora nel Bresciano, abbiamo zona vicino all'Avenone, le montagne dietro Maniva, uno spettacolo. E non dite che non vi porto in bei posti. Ma hai detto il contrario, guarda, sto ancora il fogliolino io. Che spettacolo! C'è ancora la fogliolina di Maria e di Moito, è morta. Si commenta da solo.